Sì, grazie, grazie. Buongiorno da Piazza della Rinascita a Pescara. Negozi aperti da ieri, i commercianti esultano, non solo i commercianti di Pescara ma di tutta la regione Abruzzo. Li hai presentati tu i nostri ospiti. Io partirei proprio da Marina Dolci di Confesercenti per chiedere ovviamente capire se la soddisfazione per questa riapertura anticipata ovviamente vi ha colto di sorpresa, ve l'aspettavate, speravate che tutto questo potesse accadere? Allora, buongiorno a tutti, sicuramente siamo soddisfatti, è stata una sorpresa perché domenica sera c'è stata molta confusione, apriamo, non apriamo, però lunedì è andato tutto bene, quindi sono due giorni che abbiamo ricominciato a lavorare. Le nostre attività sono tutte sanificate, c'è il distanziamento delle persone. Vi aspettiamo, siete stati carinissimi tutti e tutta la cittadinanza a venire a fare i primi acquisti. L'unico handicap è che per il momento è la cittadinanza, però già siamo contenti così, poi arriverà il vicinato. Questa mattina c'era gente nel suo negozio di via Roma? Sì, 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 questa mattina c'era gente, ci ha aiutato anche il tempo perché non sta piovendo e quindi siamo molto fiduciosi. Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara, allora voi avevate anche manifestato con le altre associazioni più volte nelle ultime settimane per chiedere la riapertura di tutti gli esercizi commerciali, questo è avvenuto, ovviamente anche a lei chiedo un parere su questa ordinanza contestata dal governo del presidente Marsilio. Innanzitutto io ringrazio a nome della Confcommercio di Pescara e a nome di tutta la Confcommercio Abruzzo, perché la Regione Abruzzo ha avuto il coraggio, il Presidente Marsilio ha avuto il coraggio di rompere questo aspetto tecnico e ha dato l'opportunità di recuperare due giorni per le attività commerciali. Per chi non è addetto ai lavori non lo capisce, ma per chi è addetto ai lavori due giorni nel mese di dicembre significa sanare diverse questioni economiche. Detto questo, io credo che questo fatto non debba cadere nella querela politica. Lo dico perché? Perché se i dati scientifici consentivano a Marsilio di poter riaprire, io mi sarei aspettato che la Regione, che lo Stato, che il Ministro Speranza facesse la deroga e desse l'opportunità di evitare questa polemica. Mi spiace che questa riapertura sia scesa nella querela politica, francamente noi operatori economici prendiamo atto di chi ha avuto il coraggio, prendiamo atto di chi è stato vicino. La Confcommercio è stata l'associazione da sola in certi momenti, in solitudine, a portare avanti questa battaglia. Noi rappresentiamo gli operatori economici, parlo a nome di tutta la Confcommercio Abruzzo, ringraziamo la politica in questo momento che ha consentito agli imprenditori di fare due giorni di lavoro e ci auguriamo che per il proseguo ci sia un po' più serenità, perché quando si tratta dei problemi non solo della salute ma anche dell'economia del paese, tutte e due le cose vanno a braccetto, non è che può andare uno o l'altro. Detto questo e chiudo e dico ringrazio anche a voi della stampa che ci siete stati vicini, perché sono arrivate nel palazzo le nostre dimostrazioni, non lamentere. Vedere i locali chiusi, vedere un negozio di abbigliamento diverso dal negozio di articoli sportivi, questa è stata anche questa una grande confusione. Quindi per il futuro prossimo lo evitiamo di fare la confusione e fateci partecipare più spesso a quei tavoli dove forse noi possiamo dare suggerimenti giusti alla politica locale, regionale e nonché anche quella nazionale. Padovano. Allora io rinviterei nuovamente vicino al microfono Marina Dolci, perché c'è un altro tema a voi molto caro, molto sentito, che è quello dei ristori, perché è vero che da ieri tutti hanno potuto riaprire, tutti hanno potuto riabbracciare la clientela, ma non si può dimenticare quello che è successo nelle scorse settimane. Voi avete chiesto dei ristori, avete lanciato un grido d'allarme perché dallo scorso mese di marzo ovviamente le vendite sono crollate. Ora cosa vi aspettate se i primi ristori sono arrivati? Allora, i ristori sono importantissimi, dovranno essere ricalcolati e sicuramente dovranno essere dati a tutte le categorie di Ateco.
I ristori di marzo, ancora poi lavorati a luglio, ancora non sono arrivati per tantissimi esercenti e di questo periodo di nuovo lockdown ancora non ne sappiamo nulla. Parlavo dei codici Ateco, in quanto i codici Ateco chiusi hanno diritto al ristoro, quelli che sono stati aperti ma che purtroppo a causa anche della zona rossa, quindi giustificata l'assenza del pubblico in città, non hanno lavorato, gli introiti sono stati bassissimi, quindi sicuramente ci vorrà un ricalcolo equo per tutti gli codici Ateco. Io volevo un attimo tornare prima poi di dare nuovamente la parola a Riccardo Padovano su quello che lei diceva prima, per il momento possono acquistare a Pescara nei vostri negozi solo i cittadini di Pescara, ma Pescara è una città che notoriamente riceve clientela da tutto l'Abruzzo, dall'Interland, ma anche da fuori regione. Questo resta ancora un handicap. Sì, è un grosso handicap, infatti adesso dobbiamo capire quando è che potremo tornare in zona gialla, anche perché ci sono anche gli esercenti del food, dei bar, oltre noi negozianti, perché il tutto è una sinergia unica in città. Quindi il bar attira per l'aperitivo si passeggia in città, si entra nei negozi e si ricrea la socialità moderna, quella a cui siamo abituati. Padovano, io volevo restare proprio su questo tema, poi diamo la linea al collega Alfredo Primante per qualche domanda o considerazione. I bar, i ristoranti devono ancora aspettare, questo è un settore nevralgico per la nostra economia. Beh, è chiaro che noi ci aspettiamo, ecco, che la politica adesso faccia, la politica a livello governativo faccia veramente un grande balzo. Può studiare meglio i dati che sono in possesso e farla diventare da arancione a gialla entro la settimana. Questo che significa? Ridare l'ossigeno a quella filiera agroalimentare che sono i bar, i ristoranti e tutto quello che sta dietro dentro l'attività del food. Dietro l'attività del food ci sta notevoli attività di operatori. Questo perché? Perché è notorio che nel mese di dicembre ci sono i pranzi aziendali, ci sono la preparazione del pranzo di Natale, ci sta un po' di riprendere un po' l'attività economica. E poi per quanto riguarda i bar, c'ha ragione la collega Marina Dolci, in un centro commerciale come il nostro, se non ci sta un bar aperto, rischi che la persona forse non si trattiene, perché anche attraverso il trattenimento di un aperitivo che in quella circostanza gli viene voglia, facciamo visita a quel negozio. Quindi quando parliamo di un centro commerciale naturale, nel centro commerciale naturale ci sta tutto, ci sta il ristorante, ci sta l'attività legata al commercio, al dettaglio, all'abbigliamento, all'estetica, ai preziosi, ci sta anche l'agroalimentare, il ristorante, i bar, i pub. C'è una mia collega che mi dice sempre, quando su via Firenze, quando quel locale è aperto, non facciamo nome per non fare pubblicità, ma dice lei che quando quel locale è aperto, quella persona, lei ha un negozio di preziosi, su quella realtà il locale aperto a volte consente di fare visita all'interno del proprio negozio. Quindi per dire tutto questo che voglio dire, che tutto all'interno dell'attività dell'area commerciale, tutta la filiera, nessuna esclusa, non deve essere lasciata indietro e la Confcommercio non lascia indietro nessuno. Alfredo, linea a te per qualche considerazione da studio. Sì Paolo, io lancio una provocazione ricollegandomi a quello che diceva Padovano, certamente tutto vero, però dobbiamo anche ricordare, perché ce lo ricordano sempre anche gli esperti, i virologi, insomma le persone che stanno studiando questo brutto virus da tempo, che comunque sia la socialità che abbiamo richiamato prima e poi la causa però principale dei contagi, quindi bisogna sempre cercare di contemperare da un lato chiaramente le attività economiche che hanno bisogno di lavorare, ma dall'altro anche il contenimento dell'emergenza, perché altrimenti ci ritroveremo dopo le feste di Natale nuovamente nelle stesse condizioni e probabilmente sarà anche peggio per le attività commerciali. Riccardo e poi Marina Dolci. Io voglio soltanto sottolineare, c'hai ragione, prima va tutelata la salute ed evitato l'aspetto sociale, l'assembramento vogliamo dire. Però mi devi spiegare, se dentro un negozio di preziosi si fa assembramento, se dentro un negozio di 100 metri quadri dove si compra magliette si fa assembramento, se quei negozi, e come diceva prima Marina Dolci,
abbiamo fatto tutto il protocollo e garantiamo il distanziamento sociale, io credo che in quell'attività questo problema di rincorrere un contagio è meno difficile di quando vado su un pullman, di quando vado alla stazione, di quando vado in un altro posto. Io credo che questa è un'attività di prevenzione, ma certe volte la prevenzione viene fatta a tavolino senza fare un ragionamento più generale. Grazie a Riccardo Padovano. Marina Dolci, per chiudere, poi una domanda aggiuntiva da parte mia. Si sente tanto parlare di codici Ateco, però molti nostri telespettatori non sanno cos'è il codice Ateco, lo vogliamo anche spiegare. Allora, intanto colgo la provocazione, bellissima, mi è piaciuta. Allora, se andiamo alle poste, vediamo l'assembramento perché c'è la fila e sono tutti vicini. Andiamo in banca, idem, andiamo al supermercato, cioè comunque in tanti posti l'assembramento si fa tuttora perché comunque questa è la vita quotidiana. Nelle nostre attività l'assembramento non c'è mai stato. Abbiamo dei codici da rispettare anti-Covid. Secondo i nostri metri quadri possono entrare le persone. C'è scritto anche fuori dalle nostre porte dove può entrare una sola persona perché il negozio è piccolino, dove possono entrare 15 o 20 persone. Quindi massima sicurezza nelle nostre attività. Ho letto sul giornale pochi giorni fa che addirittura c'è una maggioranza di contagi presso le famiglie. Questo virus è particolare, è strano, si contagia in modo particolare, ancora non lo capiamo. L'importante è mascherina, disinfettarci le mani e soprattutto la distanza e comunque il buon comportamento che ormai abbiamo imparato tutti ad avere. Risposta sull'Ateco. Allora, il codice Ateco è un codice che dà la Camera di Commercio alle attività quando vogliono aprire, quindi secondo il settore merceologico abbiamo dei codici. Questa volta sono rimasti chiusi, ci sono dei codici che comunque per l'utilità pubblica rimarranno sempre aperti, come può essere la farmacia, anche la lavanderia, il giornalaio, l'ottico, varie categorie, i supermercati, ecco. Invece altri sono di prodotti poco, cioè, non dico futili, ma comunque che non sono per la salute pubblica o per la quotidianità. E questa volta hanno fatto una divisione, quindi il settore articolo sportivo è rimasto aperto come settore per i bambini, ma purtroppo la calzatura e l'abbigliamento città, come tanti altri, sono rimasti chiusi. Questo ha creato confusione nel pubblico, però da ieri e quindi nei prossimi giorni siamo tutti aperti e vi aspettiamo. Grazie a Marina Dolci anche per questa ultima precisazione su cosa sono i codici Ateco. Grazie a Marina Dolci, rappresentante di Confesercenti Pescara, grazie a Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara, per aver accettato il nostro invito e chiarito tante cose in merito alla riapertura dei negozi nelle nostre città. Da Piazza della Rinascita è tutto, linea che può tornare allo studio.